Avete sentito quando si dice la specializzazione? Come sarebbe a dire, scusa, spiega bene. Volevo dire che siete degli specialisti, che fate bene il vostro lavoro, come degli operai di una catena di montaggio. No, dico, non è che vuoi dire catena di montaggio che ripetiamo sempre le stesse canzoni. No. Volevo dire che i vostri pezzi ve li sapete lavorare bene, insomma, ecco. Insomma, ci mettiamo tanta passione dentro. Senti, adesso diciamo così, che adesso il tuo pezzo te lo lavori bene tu. Com'è intitolato? Ciao, devo andare. Ciao. Ciao, ciao, devo andare, vuol dire tutto e non vuol dire addio. Ciao, 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 vuol dire che ti voglio sempre bene. Ciao, 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 vuol dire non dimenticarmi mai. Ciao. Felice, ma che stai facendo? Cosa fai? Mangi? No, Virgilio, ma questa sera ce l'hai con me, io vado a copione. Qui c'è scritto, a questo punto, Felice Chiusano con focaccia. Ma con focaccia? Ma no, focaccia, con Piero Focaccia! Ah. Vieni avanti, cretino! Hai capito che era uno scherzo, sì? Sì, l'avevo immaginato. Senti, Piero, adesso io vorrei farti una domanda. Tu sei o non sei un cantante specializzato? Non saprei. Lei, signorina, cosa ne dice? Beh, direi che è specializzato in un genere alla Buscaglione. Sì, sì, però personalizzato alla Piero Focaccia. Ecco, in che cosa ti specializzi adesso, scusa? In Teresa non sparare. Messaggero, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino. Giornale Orario,
Casal Utterlengo, 24 sera. La casalinga Teresa U, accortosi che il marito Profezio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con un fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte, il marito infedele si giustificava, presso a poco, così. Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, ho incontrata per la via, disse vieni a casa mia, cosa mai potevo fare. Un bacio ad un andato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, penso un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi sparare, Teresa, su. Amago, è stata una follia, è entrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ha domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, penso un po' sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non sparare col fucile, far così non è gentile, ma lascia andare. Teresa, no, non mi sparare, Teresa, no, no, ti prego, lascia andare, no. Senti, tu adesso hai cantato, però io ho sentito dei commenti, dicevano, dice, sì, dice, vabbè, sta cantando, dice, ma in fin dei conti, poi dice, d'altro, che cosa fa? Io ho spiegato, dico, ma come, balla il tango, ha fatto di tutta la morte, dico, quindi, già, è un jolly, no? Ma loro vogliono dirci qualche altra cosa, che cosa sai fare tu? So fare il bagnino, so nuotare, so remare, i tuffi, fai la respirazione bocca a bocca, cuore a cuore. Bacca bacca, bacca bacca. Senti, ma dico, quando fai la respirazione bocca a bocca, salvi qualche bella ragazza, così. Ne hai mai salvata qualcuna? Sì, mi ricordo una bella bionda tedesca. Senti, guarda, adesso fai una cosa, salva te stesso e facci qualche cosa di insolito, non so, cosa puoi fare? Beh, un balletto con balletto. Brunelleschi. Benissimo. Maestro! Un balletto. Non capisco questa moda, che diciamole un po' femminile. Ci dà noia perché usiamo una cosa inventata per voi. Nella borsetta vi va l'utilità e l'abitudine mai più vi passerà. Evviva il borsello, che pratico e bello, ci sta l'accendino, ci sta la patente, ci stanno le chiavi e le sigarette. Per me sono scuse con quelle giacchette scialtrate perfette, coi pantaloncini strettini, strettini. Viene meglio alla sera lo shake. Da ufficiale per le grandi manovre d'estate. Meno male, nei calzoni una tasca vi sfido a provare. Così la donna per favorire voi una borsona da postino porta ormai. Evviva il borsello da sera in berline, per metterci dentro i biglietti del cine e un fazzolettino per questo nasino. Per me sono scuse per poi circolare in jeans e maglione con il cinturone un po' pentolone, scatenandovi nel rip blu. We'll be right back.
scusa, tu cosa vai criticando? Siete state proprio voi donne a imporci questa moda. Ci volete asciutti, a filo di sauna, col guizzo del muscolo. Ci volete belli, si fa per dire. Siete state proprio voi a trascinarci al borsello. Certamente, sapessi prima che traffico frugare in tutte quelle tasche, portavano la giacca, il gilet, i pantaloni. Adesso, con un colpo solo, tutto fatto. Evviva il borsello, che pratico e bello. Cappotti e vestiti son presto frugati. Ragazzi, è finita, c'è niente da fare. Però siete belli con quelle giacchette sciancrate perfette, coi pantaloncini strettini strettini. Noi ragazze vi amiamo di più. Noi ragazze ci amate di più. Noi ragazze ci amate di più. Non te la cavi mica così a buon mercato. Senti, mi hanno detto lì prima che tu racconti una barzellettina su un cagnolino tanto carina, la vorrei sentire, cioè vorrei che tu la facessi sentire anche agli amici qua. Te la ricordi? Te la ricordi ancora? Mi hanno detto che è una barzellettina di un cane. No, preferisco quella del... Ma veramente, mi hanno detto che è tanto bellina, su, da bravo. Ah, vabbè, allora faccio quella del cane. Sì. Allora, sapete quella del cagnetto nel deserto? C'è un cagnetto con un caldo, sabbia, sabbia, sempre sabbia, il cagnetto, lingua fa, un caldo, a un certo punto il cane si ferma, si guarda attorno, mamma mia, qui se non trovo un albero me la faccio addosso.